cosa ti ha spinto? Quali sono le motivazioni per cui hai scelto questo testo? Una delle ragioni è che l'incontro col testo è stato, vabbè, banale dirlo, diciamo casuale, ma nel senso che stavo lavorando per un laboratorio in cui mi piaceva l'idea di sperimentare delle modalità un po' diverse di fare teatro. Spesso il teatro con persone, attori under 35, eccetera, è sempre fondato sulla logica dell'energia, del grande movimento, dei grandi spostamenti, eccetera. Mi piaceva l'idea di provare a lavorare con persone che stessero ferme, paradossalmente, ed è venuto fuori questo testo che i ciechi. Quando ho annunciato ad amici, attori, registi che avevo intenzione di lavorare sui ciechi, mi hanno sconsigliato tutti di farlo. Perché dicevano che è un testo datato perché c'è passato di mezzo tutto il teatro dell'assurdo, Beckett, eccetera. Quindi dicevo, vabbè, perché parlare un testo in cui si parla di attesa? Leggendolo mi è venuto in mente, cioè mi è venuto in mente, il motivo era, quello, il motivo per metterlo in scena, semplicemente che ne ho trovato una grandissima attinenza con la situazione attuale. La differenza tra il 1890, in cui ci si lamentava, un gruppo di ciechi anziani si lamentava della mancanza di un padre e di una guida, per dei giovani contemporanei, giovani, brutto termine, insomma, per uomini e donne in realtà, dei nostri, insomma, del 2016, il problema è che in realtà la guida non c'è. Il punto è che siamo guidati come dire, da un'astrazione, da un dio astratto e assente, che è semplicemente il capitalismo finanziario, e che semplicemente fa delle scelte a cui noi semplicemente non partecipiamo, punto. Quindi l'idea era adottare una logica ironica per mettere in scena una situazione di attesa di un padre che in realtà non solo non c'è, ma se ne frega, insomma, per buona parte. Tornerà. Serve pazienza. Abbiamo cercato di lavorare sull'audio. Infatti vabbè, nel teatro sloveno c'è una situazione molto diversa perché gli spettatori sono molto distanti. C'è un effetto molto bello, perché pensiamo anche di realizzarlo con pochi spettatori, in cui ci saranno una ventina di spettatori al centro, con queste voci intorno che gli raccontano la storia, esattamente nello stesso modo, in modo da realizzare quello che poi è la verità, cioè che la cecità di fatto è comune, non è solamente dei personaggi, ma è anche di chi ascolta. Ci sono i fiori, ci sono i fiori, torna C'è solo l'odore della terra. Ho sentito i fiori del Fiori vento. dei morti. Ah, hai presentato qualcuno? Se... Duilio Meucci, Patrizia Eger. Vai, vi presento in fila. Duilio Meucci, il musicista che ha composto le musiche. Patrizia Eger, assistente alla regia, che ha fatto, come dire, mi ha tenuto un attimo a bada. Aspetta, vi presento anche gli altri. Rapidamente. Ecco, dalla prima, con Valentina. Veloci, veloci, perché sennò. Rapidi, rapidi, rapidi. Ok, Cinzia. Ok, Valeria. Eccoli. Oh, perfetto, Lisa. Ciao. Eccoli tutti. Fabio. Michelangelo. Giovanni. Ciao. In fondo Claudio e c'è Vincenzo che manca, non si sa dove è in giro. Eccolo, in mutande. Perfetto, chiuso. Grazie, ci siamo tutti. Ciao. Grazie. Grazie a voi, grazie al Tact. Ciao. Ciao. Ciao.